SIGEP 2024 continua, siamo allo stand di Fabbri S.P.A. e ci troviamo in compagnia di Carlotta Fabbri, la responsabile marketing dell'azienda. Cara Carlotta, siete alla quinta generazione e tu la rappresenti magnificamente. Grazie, grazie mille per essere qui, è una bella occasione, è un SIGEP bellissimo, tante novità, tante cose da raccontare. Nel frattempo possiamo dire, oggi siamo al quinto giorno, possiamo dire che il SIGEP è tornato ai fasti pre-Covid, quelli del 2017, 18, 19 e anche l'edizione 2020. Tantissima gente, tantissimi giovani, tantissimi nuovi clienti da tutto il mondo, devo dire è stata un'edizione veramente ricca e veramente sorprendente. Nel vostro caso che cosa avete presentato? Come al solito abbiamo presentato ancora molte novità di gelateria, di pasticceria e alle mie spalle vedete della frutta, vedete il mango che è un grande protagonista come la frutta esotica. Sarà un trend del mercato, la frutta in generale è un trend, il lactose free, quindi questa attenzione a chi non digerisce o non può assumere lattosio è uno dei nostri cavalli di battaglia di quest'anno, quindi tante novità legate a tanti settori e tanti segmenti diversi. Non mancano novità in pasticceria, dove abbiamo proposto nuove torte su stecco, nuove creazioni di pasticceria sia diciamo, in cottura, bake, sia sotto zero. Non mancano le novità nel mondo del beverage e quest'anno abbiamo presentato anche la realtà virtuale per avvicinare i giovani, per avvicinarli a questo mondo di professionisti che è molto bello, molto interessante. Sono due gli ambiti nei quali riusciamo a farli giocare. Nell'ambito cocktail preparano un cocktail e quindi sperimentano com'è fare il bere miscelato, dall'altra parte come si fa un gelato. I nostri prodotti sono perfetti per produrre il gelato in tutti i modi e in tutte le combinazioni possibili e con il nostro prodotto Simple si riescono a fare anche velocemente. In un momento in cui la manodopera ovviamente è scarsa e c'è tanto bisogno di velocizzare i processi e di avere un prodotto di servizio, domani più laboratorio sicuramente saranno utili. Sei stata velocissima ed estremamente completa nell'andare a spiegare tutto quello che avete presentato. Nel frattempo, proprio l'altro giorno qui c'è stata la presenza di Lady Amarena. Sì, una delle nostre, in realtà più di una delle nostre Lady Amarena si sono dilettate nel presentare i loro cocktail, i loro cavalli di battaglia, sono bravissime, sanno elaborare e ridare energia ai cocktail tramite i nostri ingredienti, per cui loro inventano in continuazione dei nuovi cocktail, dei nuovi drink. Le ladies hanno avuto la possibilità di servire i nostri clienti e di presentare i nostri prodotti come la loro interpretazione e devo dire sono delle ragazze magnifiche. E allora Carlotta, io la chiuderei un po' come abbiamo fatto per diverse volte con Nicola Fabbri, con cui c'è sempre stato un rapporto molto giocoso, ribadendo quello che è il vostro slogan attraverso il quale in tantissimi negli anni 60-70 vi hanno conosciuto, il carosello che diceva: capitano, lo vogliamo torturare. Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza! Guarda, ce l'ho anche qua nella spilletta. Grazie, grazie, è stato molto, molto bello. Benvenuti nel nostro stand.